Ciao ragazzi, qui è Montro 88, per sempre per il canale di Italian Idiots. Siamo qui, dentro l'armadio dove ci eravamo lasciati col ciccione che ci seguiva, che ci cercava. E dobbiamo uscire da qui prima o poi. Vabbè. Ricordo che siamo sempre su Outlast. Ok, ciccione non c'è. Dovevamo scendere giù di sotto a riattivare le cose. Non ho fatto rumore, non è colpa mia. Sembrerebbe tutto libero. Andiamo. Programma Mucultra. Documento CIA. Parte 1. Estratto. Oggetto. Ricerca e sperimentazioni sull'ipnosi. 10 febbraio 1954. Mercoledì 10 febbraio 1954. I lavori di ricerca e sperimentazione sull'ipnosi sono proseguiti nell'edificio 13 della riserva di Mount Massive, in Colorado. Sono stati sottoposti ai trattamenti i seguenti soggetti. Omisis. È stata indotta una suggestione post-ipnotica della notte precedente. Quando punterò il dito ti addormenterai. Le signorine Jackson e Pierce sono cadute immediatamente in un profondo sonno ipnotico, senza bisogno di ulteriori influenze esterne. A quel punto la signorina Pierce è stata ordinata, in quanto in precedenza aveva dichiarato di temere qualsiasi tipo di arma da fuoco, di usare qualsiasi mezzo a sua disposizione per svegliare la signorina Jackson, che si trova in uno stato di profondo sonno ipnotico. In caso di fallimento avrebbe dovuto impugnare una pistola che si trovava nelle sue vicinanze, a sparare alla signorina Jackson. Le è stato detto che la sua rabbia per non essere riuscita a svegliarla sarebbe stata così forte da non farle provare alcuna esitazione nell'ucciderla. La signorina Pierce ha eseguito alla lettera tutte le istruzioni, incluso sparare, con una pistola d'aria compressa scarica, contro la signorina Jackson, dopodiché è caduto in un sonno profondo. Dopo aver eseguito un appropriato condizionamento, entrambi i soggetti sono stati risvegliati e hanno dichiarato di non ricordare nulla degli eventi appena verificatisi. Alla signorina Pierce è stato offerto nuovamente l'arma, che in stato di veglia ha rifiutato di toccare e di prendere dalle mani dell'operatore. Ha negato estremamente i fatti avvenuti mentre era sotto ipnosi. Simpatici questi della Marco. Allora, perché a me i sotterranei qui non piacciono per niente? Nessuno, tranquillo, c'è nessuno, vai tranquillo. Attiva le pompe del gas interno per rivelare il generatore.
Oddio, non l'avevo visto questo. Ah, più di che meno. Fila, fa sempre comodo. Oh merda. Via, chiudi, chiudi, chiudi. Armadio. Nascondi. Cuccia, la cuccia. Oddio. Può. Perché non mi fido ad uscire io? E vabbè, dai. Andiamo. Oddio. Che c'è? Cos'è? Cos'è quella roba lì? Yeah. No dai, c'è nessuno. Bravo, così ti voglio. Continua così, fa qua dall'ostia. Oh, per il momento sto andando bene di step, raga. Così va bene, così ci piace. Ok, posso uscire? Niente, non promette niente di buono la musichetta. Oh merda. Quindi che apre solo quello. Ok raga. Quanto pare questo ha voglia di menarci. Io lo sento, ma non lo vedo. E che mi preoccupa? Oh merda. Non posso andare avanti tutto il tempo così però, eh. Ma non posso uscire e tirargli una randellata in testa io, no, eh? Devo cagarmi sempre in mano, in queste armadie. Mi sembra di essere Metal Gear, mi sembra. Tipo fare le bubusette, se si spaventa lui, corre lui, no. Non posso? Aspetta, però mi è venuto in mente un piano che forse potrebbe funzionare. Cavalco le scale, scappa. Teoricamente. Non mi vede. Tu non mi vedi. Io non vedo te, tu non vedi me.
Oh, ma l'ho attivato. Che cazzo però. L'ho attivate le due pompe. No, aspetta, questa l'ho attivata. Ho un dubbio. Sì che l'ho attivata. O mi sono rifugiato qua dentro direttamente. Non mi ricordo più se l'avevo attivata o mi metto qua dentro per sicurezza. Non posso andare avanti così però, eh. Ok. Al massimo ragazzi, che sapete cosa vi dico? Taglierò un pochino, nel senso, se ci saranno altri tentativi come questo, li taglio, perché sennò così il video viene troppo lungo. Nel momento che riuscirò a farlo, metterò quel video, quel pezzetto giusto. E così non si può andare avanti. Dove vado? A destra, io vado a sinistra. Se vado di lì. Bravo. Ecco. Aspetta, ma qui da dove sono venuto? Allora, se faccio così. Vede, non l'ha visto, non l'ha visto, non l'ha visto. Porca troia. Ditelo che ce l'ha con me. Devo andare in quella porta lì. La domanda, lui dov'è? E che palle. Merda. Sono anche con la batteria scarica, andiamo bene. Ricarichiamo. Perché? Ma non faceva l'altro giro prima? Guarda che radio sti giochi. Io ci provo e va fa frodo. Non mi vedi, non mi vedi, non mi vedi, non mi vedi.
Ma porco due. Via 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 via. Dio che lo sconi, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Non mi ha visto. Non mi ha visto. Non mi ha visto ascolto. Non mi ha visto. Non mi ha visto, non mi ha visto. Ma non faceva quel... Ma porca zozzola. Che falso esco? E usciamo. La batteria fa sempre comodo. Ragazzi, mi è andata anche di culo. Nella sfiga di essere stato beccato mi è andata anche di culo. Beh no, però così no, eh. Non ne vengo più a capo così. Sto gioco. Allora, sta puntata sta durando anche troppo per i miei gusti. Però ragazzi, manteniamo il profilo stealth alla Metal Gear. Qua è l'unica. E lì l'infamone, batteria scarica. Ok, adesso dovrei tornare là, ma che cacchio di... Via. Oh cacchio, quello m'ha visto. Cosa mi dice che non posso nascondermi qua? Prego, non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Ma chi è che la riapre quella porta adesso? Ok. Non è una buona idea. Perché mi dice che sto facendo per fare una cazzata. Dai che non mi vedi, dai che non mi vedi. Ma
ha visto. Merda, ho sbagliato il bottone, porca noia. Corri, 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 corri incontro. Qua c'era una arma di attivare, no, sono ancora verso spunto di prima. Dai, perlomeno credo di aver capito che ha dei punti deboli di visione. E fai, fare burle. Ok, sono già quasi senza batteria perché continuo a sbagliare bottoni. Urgono batterie. E ora di corsa. Non l'ho visto. Non l'ho visto, ti prego, fai che porta sbagliata. Andato. Ok, io ci provo. Oh, file. Meno male, almeno un paio di batterie ce ne ho ancora. Qual era la porta? Non mi ricordo più. Quella là, no. Questa. Quella. Io guido. Salvataggio. Ok ragazzi. Dato che ha salvato e la puntata è andata troppo per le lunghe, per il mio gusto, per i tempi più che altro, sicuramente avrò fatto qualche taglio. Io sono Montro88, per una puntata molto ansioso, molto, devo essere sincero, una puntata molto lenta, cioè non c'è stato tanto movimento, ho tentato la tattica dello stealth di non farmi sgamare il meno possibile. Allora, qui è Montro88 per il canale di Italian Idiots, ovvero Montro88 e Mister Odontomarco. Vi auguriamo una buona serata, una buona giornata, dipendentemente da che ora vi guardate il video. E mi raccomando, cliccate un bel mi piace, condividete il video e se non lo siete ancora iscrivetevi al canale di Italian Idiots. Ciao a tutti da Montro88.